Riesplode il calciomercato. In attesa della super sfida Juventus-Inter in programma sabato 18 aprile allo Stadio Olimpico di Torino, si scatenano le grandi manovre per la prossima stagione e le due grandi rivali ingaggiano una sfida che non finisce mai, anche in sede di mercato. Milito, Amsic, Diego, Quagliarella, Kjær e David Villa. Ecco i sei giocatori che interessano sia i nerazzurri sia i bianconeri. In particolare è Milito il bomber che fa più gola all'Inter e alla Juventus. Moratti è pronto ad arrivare sino a 25 milioni di euro per il cartellino dell'Argentina, 29 anni, inserendo nella trattativa anche Acquafresca, che tornerà sicuramente a Milano da Cagliari, e Suaso, attualmente in prestito in Portogallo. La Juve risponde offrendola con proprietà di Criscito e Palladino da definire a fine stagione. Poi c'è Quagliarella, sembrava dovesse trasferirsi in bianconero qualora se ne fosse andato a Trezeguet, ma il francese ha dichiarato al Figaro che intende chiudere la sua carriera in maglia bianconera. Così Quagliarella per il momento si allontana dalla Juventus, la sua quotazione oscilla attorno ai 10 milioni di euro, ma il 26enne nazionale di Lippi piace anche a Mourinho. Ecco Amsic, Pierpaolo Marino, direttore generale del Napoli, lo ha definito incedibile. Lo slovacco però se ne vuole andare. La Juventus può giocare le carte Saragieta e Blasi, che sono ancora suoi e la cui posizione contrattuale dovrà essere definita a fine stagione con la società di De Laurentiis. Arriviamo a Diego. I bianconeri credevano che nessuna italiana avrebbe intralciato la loro corsa verso il brasiliano del Werder, 24 anni, valutato 20 milioni di euro. Ma Branca, responsabile dell'operazione di mercato dell'Inter, ha chiesto un appuntamento ai tedeschi a titolo esplorativo. Si vedrà. Infine, le posizioni di Kjær e di Villa. Il ventenne difensore danese del Palermo è stato valutato da Zamparini 12 milioni di euro. C'è anche il Milan, che guarda con grande interesse a una delle rivelazioni del campionato. Si annuncia una partita a tre per arrivare primi sul giocatore che ha dato stabilità alla retroguardia del Palermo e che certamente la squadra di Ballardini è cresciuta moltissimo. Per chiudere, David Villa. In Spagna non hanno dubbi, l'attaccante del Valencia e della nazionale campione d'Europa è il primo obiettivo di Mourinho. La trattativa